Eccoci di nuovo qua con un altro piccolo tutorial, barra dimostrazione, barra come lo volete chiamare, sulla creazione di un personaggio nel gioco di ruolo di Alien, Alien The Role Playing Game della Free League. Qui siamo sempre su Foundry, come hosting uso sempre The Forge, e abbiamo il modulo ufficiale. Ho aperto la copertina originale del manuale all'interno di un'avventura in realtà che sto scrivendo, che si chiama Aliens Salvation, basata su un fumetto. Quindi, se vedete questo cartellino in alto con scritto Salvation, è per quella ragione lì. Ma noi oggi non ci interessa, noi teniamo la copertina ufficiale perché in realtà andiamo solamente a vedere come costruire un personaggio in questo gioco e cosa comporta. Allora, come abbiamo fatto per Dragonbane, andiamo ad aprire subito il regolamento, in questo caso nella parte della player guide, che è diviso in due, il regolamento in questo gioco, e la player guide e la game mother, come si chiama in questo gioco, GM guide, in maniera da poter condividere solo le regole che interessano ai giocatori senza fare spoiler su trame, mostri, altre robe. E poi, qui ho già creato un PG di prova, andiamo ad aprire la sua scheda, eccola qua, che come sempre si presenta, come abbiamo visto anche per Dragonbane, è molto simile, si presenta in realtà divisa in tab, quindi abbiamo una parte generale, una parte relativa alle skill, che come vedete rispetto a Dragonbane sono molto meno, di solito nei giochi Free League sono 3x4, sono 12 skill di solito, diciamo omnicomprensive. Abbiamo una parte relativa all'inventario e una parte di descrizione per background e altre cose. Allora, il nostro personaggio, come si sviluppa? Anzitutto, il personaggio noi di solito lo andremo a creare se giocheremo in modalità campagna cosiddetta. Alien si può giocare in due modalità: modalità cinema, e di solito sono avventure già scritte, solitamente moduli ufficiali, ma in realtà è abbastanza facile scriverne anche da parte vostra. E secondo me la modalità, in realtà, la modalità la modalità cinema è quella che funziona meglio in Alien. È divisa in tre atti e il Game Master si premura anche di costruire i PG, che quindi sono pregenerati. Ad alcuni non piace molto questa modalità di gioco, cioè avere il PG pregenerato, ma in un gioco come Alien, secondo me, è molto importante perché ci sono cose come gli obiettivi personali che sono segreti e quindi è possibile costruire dei personaggi che si leghino meglio con la storia e renderla, secondo me, più avvincente, più simile a un film. C'è comunque anche una modalità campagna, per la quale noi ora seguiremo le regole di costruzione del personaggio, regole che in realtà valgono anche quando da GM costruirete dei personaggi per degli scenari di tipo diverso. Abbiamo una piccola descrizione di cosa significa modalità campagna, eccetera, e poi qui sotto una piccola descrizione dei passaggi di creazione del personaggio. In questo caso sono: punto primo, scegliere la carriera, spendere i punti sugli attributi, spendere i punti sulle skill, scegliere le doti o talent, come vengono chiamati in inglese, della carriera, scegliere il nome e via così fino al punto 10. A questo punto noi proseguiamo andiamo alla prima parte. In questo caso dobbiamo scegliere la nostra carriera. La nostra carriera è fondamentalmente quello che andremo a fare, è il nostro mestiere fondamentalmente durante, nel gioco. Ora, sulla scheda non cambia niente, è solamente estetica e come promemoria, ma sono elencate tutte le carriere disponibili, che sono il marine coloniale, lo sceriffo coloniale, quindi il marshal coloniale,
l'agente della compagnia, il ragazzino, la ragazzina, medico, qui c'è anche mercenario, in realtà non è è una classe Umbriu, ma diciamo che è un po' il Colonial Marine, ma non ufficiale, quindi per fare un militare che non sia schedato nelle fila ordinarie dell'esercito, quindi non cambia niente, solo un nome, l'ufficiale, quindi il comandante di una nave, per dire, il pilota, il roughneck, che sarebbe l'operaio, insomma, quello che fa i lavori di fatica, lo scienziato e poi il sintetico, e poi qui ti dà anche una categoria ulteriore che si chiama Homebrew, proprio per fare quello che vuoi. In questo caso io direi di fare un bel marine coloniale. Lasciamo questa prima categoria, così vediamo anche un po' le armi dopo e tutto. Allora, gli attributi. Gli attributi sono quattro in questo caso, come in altri giochi Free League, quindi molto più semplice, molto più, come dire, concentrato rispetto a un gioco come Dragon Bane, e sono forza, agilità, wits, che sarebbe intelligenza, diciamo, acume, ed empatia. Abbiamo gli attributi principali che sono, per un personaggio che partecipa a una campagna, sono 14 punti da distribuire nei quattro attributi. Bisogna assegnare non meno di 2 punti e non più di 4 punti a ogni attributo, ma si potranno assegnare 5 punti all'attributo chiave della propria carriera. A questo punto noi andiamo a vedere quindi la nostra carriera. La nostra carriera, che è il Colonial Marine. Ha come attributo chiave forza, quindi noi a forza potremmo anche eventualmente arrivare a 5. La forza in questo gioco è la stessa caratteristica che poi determinerà quanti punti di salute avrà il nostro personaggio. Quindi partiamo subito dandogli 2 punti per ogni caratteristica, perché è il, no, non 20, 2, ecco, è il minimo che gli si può dare. In questo caso noi abbiamo già assegnato fondamentalmente 8 punti e quindi abbiamo altri 6 punti da assegnare. 8, 9, 10, arrivare a 14, esatto, 6 punti da assegnare. 6 punti da assegnare, io direi che ne possiamo dare. Io direi di arrivare a 3 con la forza, quindi abbiamo altri, a 5, scusate, con la forza, quindi abbiamo altri, gliene do 3, quindi abbiamo altri 3 punti da assegnare. Ecco, qui vedete la forza mi è cambiata e il valore di health mi è cambiato direttamente a 5, quindi noi qui andiamo a riempire il valore portandolo al massimo, 5 su 5. E altri 3 punti che a questo punto io darei, perché andiamo a vedere le skill. Il marine è qualcuno che potenzialmente spara, lo tengo proprio banale e semplice, per farvi capire. In questo caso abbiamo le abilità che sono di Ranged Combat, che è quello per le armi da fuoco, che si basa su agilità, agility. Di conseguenza ci converrà alzare agility, quindi vuol dire che possiamo mettere fino a un massimo di 4 punti, perché non è un'abilità chiave di carriera, di conseguenza io gliene assegnerei altri 2, quindi qui si va a 4, e poi ho un ultimo punto da distribuire, che in questo caso gli darei in acume. Non è molto empatico come personaggio e va bene così, deve sparare, non deve provare empatia e non deve convincere con le parole. A questo punto, come vedete, sulla
scheda dell'abilità della carriera ci sono anche delle skill chiave e dei talenti o doti in italiano di carriera. Ora andiamo a vedere però cosa ci dicono le istruzioni e come si prosegue. Allora, attributi li abbiamo assegnati, ora abbiamo le skill. Le skill vanno da una scala che va da un minimo di 0 a un massimo di 5, ovviamente indicano quello che sappiamo fare meglio. Vero non significa che non si potrà tirare, ma si andrà, visto che in questo gioco si forma un pool di dadi che è formato dal numero che hai sulla skill col numero dell'attributo collegato, questi due numeri formano un pool di dadi da 6 che andranno tirati. Quindi se io ho 0 su una skill vuol dire che andrò a tirare solamente i dadi dell'attributo relativo, quindi male che mi vada, due dadi li tiro sempre. In questo caso abbiamo le starting skill levels, quindi il livello di partenza delle skill, che sono 10 punti da assegnare. E puoi assegnare fino a 3 punti per ogni skill elencata nella tua carriera. Puoi assegnare un singolo punto a ogni altra skill a scelta. E ovviamente queste skill potranno essere aumentate durante il corso del gioco. A questo punto leggiamo finché siamo qui anche i talenti, o doti in italiano, ripeto. Talents sono delle abilità speciali fondamentalmente, e il talento di partenza è uno a scelta tra i tre che sono elencati nella carriera. Qui dice che la vita, ovviamente, i punti salute sono relativi alla forza, che il valore di stress parte da 0, ma ovviamente nel gioco andrà ad aumentare e diminuire, e poi ti dà delle regolette in più nel caso si giocasse un androide. In questo caso noi torniamo sul Colonial Marine come carriera, quindi noi abbiamo 10 punti da distribuire tra le varie skill, le nostre skill di base, eccole qua, sono Close Combat, Stamina, che è la resistenza fisica, e Ranged Combat, combattimento a distanza. Allora, Ranged Combat di sicuro gli diamo il massimo, che in questo caso è 3. Quindi abbiamo 7 punti ancora. 7 punti, io direi che Close Combat gli diamo un bel 2. Contate che Ranged Combat si basa su agilità, quindi noi andremo a tirare 3 più 4, 7 dadi. Close Combat andremo a tirare ugualmente 5 più, si basa su forza, andremo a tirare 5 più 2, 7 dadi sempre. Quindi è abbastanza bilanciato come corpo a corpo e come abilità di sparo, diciamo. Quindi abbiamo dato 5 punti, ce ne mancano altri 5. Ce ne mancano altri 5 e io gli darei un observation, perché bisogna, un marine deve stare con gli occhi aperti, quindi gli darei 2 punti di observation, quindi siamo a 2, 2, 4 e 3, 7, poi ne abbiamo altri 3 per arrivare a 10, altri 3 per arrivare a 10, io gli darei un punto di medical aid, di primo soccorso,
Ci sta che un Marines sappia curarsi e curare. Poi che cosa gli potrei dare? Gli potrei dare un punto di mobility, che si basa su agilità. Mobility è quanto si è ovviamente capaci sia di muoversi silenziosamente, sia di essere agili in determinate situazioni. E l'ultimo punto io glielo darei a piloting. No. No, io gli darei un altro punto di mobility, due punti di mobility. Ecco qua. Come vedete, in molte caratteristiche siamo a zero, quindi ci baseremo sull'attributo principale, ma in questo gioco va bene così. Si parte con veramente pochi punti, i personaggi sanno fare quelle cosine e basta. Quindi è bene, secondo me, anche non disperdere troppo i punti andando a pulli dadi, ma è bene essere abbastanza specializzati per avere più chance di successo. È meglio essere bravi in qualcosa e magari su quello in cui non si è bravi contare sugli altri componenti della squadra, sempre che non ti pugnalino alle spalle, perché in questo gioco purtroppo succede anche quello. Allora, vediamo se abbiamo fatto bene i conti. Abbiamo 2, 5, 7, 8, 9, 10. Perfetto, 10 punti. A questo punto abbiamo i talenti, talents, le doti di carriera, che sono banter, quindi scherzare, overkill, che è annientare in italiano se non sbaglio, e past the limit, passare il limite. In questo caso sono degli oggetti come in Dragon Ball che andremo a trascinare, quindi apriamo la sezione degli oggetti, andiamo in talenti, talents relativi alla carriera, qui c'è una bella lista e cliccandoci sopra ovviamente si apre, tipo scherzare è un talento che permette di ridurre lo stress degli altri personaggi che ci stanno vicino. Io però questo lo vedo molto a sparare, di conseguenza io gli darei annientare, che è overkill, quindi overkill. Praticamente invece di andare nel panico uso l'adrenalina per trasformarla in aggressività. Quindi quando faccio un tiro panico posso attivare l'effetto overkill, che è sul libro delle regole, spiega che cos'è, praticamente si ha un turno di fuoco in più, insomma è abbastanza potente, cioè diciamo si va in frenzy più che altro, diventi un po' berserk, poi dopo con tutte le magagne del caso, trascinandoglielo sopra, vedete mi è comparso qui e cliccandoci mi darà una descrizione sotto. In Alien qui è bella anche la scheda perché di fianco a ogni skill, in questo gioco si fa successo solamente con il 6, basta un 6 per avere successo in una prova e questo significa che tutti i 6 oltre il primo vanno ad attivare degli stunts, delle prodesse in italiano. E qui di fianco a ogni, ad esempio Ranged Combat, di fianco alla skill, c'è segnate stance, se io clicco su quell'iconcina mi dà un elenco degli stance, delle prodesse disponibili quando faccio più di un successo. Ne posso scegliere una o più a mia scelta per ogni successo in più ottenuto. Questo per farvi vedere anche un po' la scheda qui su Foundry. Bene, andando avanti con la creazione del personaggio, abbiamo dei consigli di obiettivo personale, personal agenda, molto importanti in questo gioco, molto importanti nella modalità cinema,
non dico meno importanti, ma forse più difficili da mettere in gioco nella modalità campagna, perché ovviamente il master e anche i giocatori dovrebbero essere molto attenti a quello che scrivono, quindi scrivere delle frasi generiche ma non troppo, in maniera tale che possano essere messe in gioco facilmente. Noi ci basiamo su quelle che sono, come dire, consigliate qui. Ad esempio, qui fa tre esempi. Sei un eroe decorato e hai bisogno di difendere la tua reputazione a tutti i costi. Cosa significa? Significa che questo porterà il personaggio, queste sono solo narrative, però durante il gioco, se tu le segui, la GM, anzi la Game Master, dà ovviamente dei punti premio, dei punti avanzamento premio. Poi dice, una volta hai aiutato a coprire un crimine di guerra. Nessuno lo dovrà sapere. Oppure la morte del tuo compagno ti ha spaventato. Ora hai segretamente paura di combattere e di arrivare al confronto. Devi assolutamente superare questa paura. Come vedete, sono relativi alla carriera, ovviamente sono tematiche e sono danno degli stimoli di roleplay. Quella della morte del compagno mi piace molto. Quindi noi facciamo altro che fare Ctrl C e la andiamo a mettere qui in personal agenda. Eccoci. Poi abbiamo un oggetto, come abbiamo visto anche in Dragonbane. Aspettate che accendo un attimo questa lucetta qua. Oh, così si vede un po' meglio. Sembra che sto andando a fuoco, ma va bene. Abbiamo un oggetto personale, un signature item, che come in Dragonbane abbiamo visto volta scorsa, e come in altri giochi Free League come Vesen o Blade Runner, è un oggetto che non ha un utilizzo pratico in gioco, se non quello, in questo caso specifico di Alien, di calare di un punto stress quando ci si interagisce con una scena di roleplay. Si può fare una sola volta per sessione o una sola volta per atto in modalità cinema, perché in modalità cinema le avventure sono divise in tre atti. In questo caso gli oggetti personali sono un proiettile al quale sei sopravvissuto, magari che so legato al collo con una catenina, qualcosa del genere, oppure tenuto in tasca o in una scatolina. Le piastrine del tuo compagno morto, un trofeo da un nemico sconfitto. Beh, secondo me, in questo caso, le piastrine del compagno morto sono proprio la cosa più adatta. Le andiamo a mettere qui in oggetto personale. Ovviamente c'è ci sono anche dei consigli su come può apparire il nostro personaggio. Capelli rasati, tatuaggio sul braccio, cicatrice, sguardo freddo, ghigno, faccia da schiaffi, armatura personale personalizzata. Io direi una cicatrice. L'armatura personalizzata, in maniera tale che sembri, scusate, come sempre Founder ogni tanto scatta, l'armatura personalizzata così sembra veramente uno cazzuto e poi in realtà ha una paura incredibile di andare in combattimento. Perfetto. E poi abbiamo dell'equipaggiamento. L'equipaggiamento bisogna scegliere due degli oggetti di partenza qui sotto. Oltre a questo abbiamo un D6%
in cash. E allora, di 6% andiamo a tirare qui magari un dado, slash roll 1 di 6. Abbiamo 3, quindi 300 dollari che noi andremo a mettere come cash. E poi l'equipaggiamento di partenza, in questo caso andiamo nella sezione equipaggiamento, bisogna scegliere tra un fucile a impulsi M41A oppure l'M56A2 Smart Gun. È una scelta molto difficile, ma io no, sinceramente non ho dubbi, vado sulla Smart Gun. È sicuramente un'arma più ingombrante, più grossa e secondo me in mano a uno che ha paura di andare a combattere e che ha soprattutto overkill. E quindi va in frenzy per superare la propria paura. Mi sembra proprio divertente da giocare. Possono succedere veramente delle cose buffe e terribili. Quindi andiamo nella parte armi. Eccole qui, c'è un bel elencone di armi. Andiamo a prendere la M56A2 Smart Gun, la trasciniamo sulla scheda e ce la darà qui in inventario. Ecco, è messa come inattiva. Vi faccio vedere anche la scheda dell'arma. La scheda dell'arma si può aprire, ovviamente. Qui c'è tutta la descrizione come nel manuale, ti dà un'immagine quando c'è. È un'arma pesante, ti dà il peso ai fini dell'ingombro, un costo in dollari, 6.000 dollari, quanto danno fa. I dadi bonus che ti fa sommare a quelli per la tua skill di ranged combat, l'area digitata, che in questo caso è lunga, e qui sotto c'è la descrizione e anche due abilità che ha, che è armor piercing, quindi penetra l'armatura, quindi dimezza il valore dell'armatura del bersaglio, e full auto, quindi si può sparare a raffica decidendo di dividere i colpi tra vari nemici che sono in vista. Stavo guardando una cosa, non ti dice quanti reload, quindi quanti caricatori si hanno, ma di base io gliene darei due. E poi cos'altro c'è da scegliere? O un rilevatore di movimento M314 oppure delle granate elettroshock oppure due granate G2 a elettroshock. Beh, ovviamente gli diamo il rilevatore di movimento, così facciamo proprio alien scontro finale. Allora, equipment M314, esatto, motion tracker. Eccolo qui. Parte già con un livello di batteria carico, quindi parte a livello di batteria 5. Poi cosa abbiamo? Una tuta compressione MK35 oppure l'armatura da personale M3, che è quella fondamentalmente che vediamo nei film, magari leggermente diversa per chi opera con lo smart gun, ma a livello di regole è uguale. E io gli darei proprio quella perché così ci diventa proprio un marine classico. Quindi questa la troviamo ovviamente nella sezione armor. M3 personnel armor. Eccolo qui. Quella gliela mettiamo attiva, come vedete la scheda qui su in armor ha già segnato 6 in automatico, che è il valore di armatura. Mettiamo attivo anche la smart gun, come se ce l'avesse imbracciata, quindi è già pronto a sparare. E poi cosa abbiamo? Gli ultimi oggetti che possiamo scegliere. In realtà basta perché sono due dei seguenti oggetti. Altrimenti c'era dei flare o un mazzo di carte. Beh, questi sono oggetti proprio più di contorno che altro.
Un mazzo di carte non c'è nemmeno come oggetto, perché non serve a nulla se non a livello di roleplay, ma noi glielo diamo lo stesso, quindi noi nella sezione ad hoc qui sotto, anziché creare un oggetto che magari non ci serve a niente, nella sezione ad hoc scriviamo Deck of Cards. Così ci ricordiamo che il nostro personaggio ce l'ha e magari se c'è una scena in cui dobbiamo giocare a carte con qualcuno, o magari fare una scommessa e ci facciamo una partitella di poker, sappiamo che in tasca abbiamo anche delle carte. In realtà il personaggio è assolutamente finito e pronto per entrare in gioco. L'unica altra cosa che ci sarebbe da mettere è cosa abbastanza carina in Alien, è sempre il buddy e il rival, cioè l'amico e il rivale. Quindi una persona tra gli altri personaggi, non PNG, tra gli altri personaggi, qualcuno che ti è particolarmente, cioè, simpatico, può non essere reciproca la cosa, ma quella persona a te sta particolarmente simpatica, quindi tendenzialmente la aiuterai. E questo ricade anche sull'assegnazione dei punti esperienza alla fine, perché ci sono delle domande che ti dicono: hai aiutato il tuo buddy oppure hai ostacolato il tuo rivale? Il rivale, appunto, come dicevo, è qualcuno che ti sta particolarmente antipatico, quindi se c'è qualcuno magari da decidere di lasciare indietro, che so, dietro una porta e chiuderlo di là insieme all'alieno, beh, magari se devi scegliere tra il buddy e il rival, sai già chi scegliere. Sulla scheda cosa c'è? Una parte qui sotto per le ferite critiche, che sono fondamentalmente quelle che in questo gioco ti uccidono, perché quando si arriva a zero salute, diciamo, si cade per terra, semi svenuti, ma si cominciano ad accumulare ferite critiche e sono quelle che ti possono anche uccidere in un sol colpo, perché sono tirate casualmente su una tabella con un D66 e quello che esce esce. Molto pericoloso. In questo gioco è abbastanza facile morire. Vediamo se c'è altro. Secondo me no. Vediamo, vediamo. Tuo personaggio, talenti, vita. Ecco, qui c'è l'esperienza, quindi le domande che vengono fatte. Qui ti dà dei consigli appunto sul nome, anche Buddy Arrival ti spiega che cosa servono, l'equipaggiamento gliel'abbiamo già dato. Ah, ecco, vedete, se avete un'arma avete due caricatori pieni che vanno con essa. Infatti, mi ricordavo bene, gliene avevo messi due. Ovviamente avete, oltre a questo, si dà per scontato che abbiate un uniforme o dei vestiti o degli abiti civili. Denaro, gliel'abbiamo dato, che si può spendere ovviamente in vari modi, e qui ti dice anche il capitolo dove trovarlo. Oggetto personale. L'ingombro, che in questo caso vedete fa un calcolo in automatico, io ho un ingombro prima di 20 kg e ho solamente 5,5 kg occupati. Aria, acqua, eccetera, ti dice come funziona. In questo caso vediamo Colonial Marines, vediamo nomi tipici: Marcus Mullaney, Kimmy Diem, Nick Elson, Tarzanelli. Tarzanelli, no, ragazzi, vabbè. Non l'avevo mai letto, scusate. Tarazanelli, vabbè. E Vic Pazengrau o Chrissy Lopez? Assolutamente Chrissy Lopez, perché è di origine latina ed è ovviamente la nostra Vasquez della situazione. Quanto è Zeta, ragazzi? Scusatemi, non lo faccio apposta, ma. Eccola qua, Chrissy Lopez. Benissimo. A questo punto andiamo a cercare magari anche una bella immagine. Ah, qui ho messo Tokenizer perché mi crea in automatico il token.
quindi è un modulo questo, serve per creare, per mettere l'immagine, per creare eventualmente anche il token già in automatico. Andiamo, no, non dal mio computer, l'andiamo a caricare dal server di Foundry, quindi andiamo a vedere dentro il modulo. Dentro il moduli, dentro il modulo del core game di Alien, Alien Core Rules, abbiamo, no, non dei thumbnails, andiamo dalle immagini, vediamo se ci sono degli avatar, eccoli qua, vediamo chi ci sono, solo delle creature ci sono? Sì, ci sono solo delle creature, non c'è, e qualche PNG dell'avventura, non abbiamo altre. Allora andiamo su Pictures e selezioniamo questa immagine qua, che era. Eccola qua. Ecco la nostra Chrissy Lopez. Che a questo punto andremo a caricare e alla quale andremo ad aggiungere un bel frame di un token di quelli già fatti. Io poi ne ho realizzati anche qualcuno apposta per Alien, ma non li ho caricati ancora. Sono sul mio Patreon, ho realizzato dei bordi, dei token borders. E gli andiamo a mettere questo nero, anzi questo metallizzato, vediamo com'è. Fa un po' schifo in realtà. Andiamogli a mettere questo nero semplice, va. Anzi, questo col riflessino bianco metallizzato. Poi andiamo a. Andiamo a rimpicciolire un pochino l'immagine in modo da averla un pochino più completa. Applichiamo. Ed eccola qui. La nostra immagine sulla scheda, che a questo punto è completa. Vi faccio vedere un attimo come funziona. Andiamo a togliere questo risultato dalla chat. Qui il regolamento lo possiamo chiudere, come avete visto è proprio semplicissimo. In questo caso si possono lanciare i dadi premendo direttamente o sulla skill o sull'attributo. C'è questo bel effetto video a tubo catodico con queste scritte che flickerano, che è molto carino. Andiamo a sparare. Per sparare, però, in questo caso non usiamo Ranged Combat, usiamo direttamente l'arma. Quindi noi andremo sul nostro inventario con l'arma attiva, andiamo sul nome dell'arma, clicchiamo ed ecco che ci vengono tirati i dadi. Come vedete, c'è un gran numero di dadi e un solo 6. In questo caso ha avuto successo, però noi faremo solamente con un risultato il valore base dei dadi, dei danni dell'arma, che in questo caso sono 3. Non è male perché una smart gun è un'arma molto grossa, ma se noi vogliamo fare più danno, ovviamente Alien, come altri giochi free league, ci dà la possibilità di forzare il tiro. Come vedete, infatti, qui sulla chat, se io ci vado sopra, ecco che flickera, c'è push, yes or no. Se io clicco forza il tiro, forzare il tiro significa che ritira tutti i dadi che hanno fallito, che sono un bel po' in questo caso, ma ti aggiunge anche un dado stress, che è un dado giallo, che adesso andremo a vedere. Eccolo, come non detto, vedete? Secondo risultato, vedete qui sotto, ho fatto 3 successi, quindi ne ho sommati due a quello precedente, ne ho fatti altri 2 rispetto a quello precedente. Ma sull'unico dado stress che mi ha aggiunto per aver forzato il tiro, mi è uscito il simbolo di un facehugger, vuol dire che ho fatto 1 sul dado stress. In questo caso devo tirare per vedere, devo fare un tiro panico per vedere se vado nel panico. Il tiro panico come si fa su Foundry? Si clicca sulla scritta stress.
Il tiro panico cos'è? Un dado da 6 a cui si somma il valore di stress attuale, in questo caso è 1 perché ho solo un dado, quindi sarà un dado da 6 più 1 e si confronta su una tabella. Fino a 6, diciamo, siamo salvi. Tiriamo il dado. Che sfortuna, però va benissimo per la demo. Chrissy Lopez in questo caso ha fatto 7 e il 7 è una condizione di panico che le dice che ha un tic nervoso. E quindi il suo livello di stress e il livello di stress di tutti i suoi amici a distanza corta cresce di 1. Quindi noi andremo su stress sulla scheda, cliccheremo più e gli aggiungiamo un punto stress. Lei però in questo caso aveva l'abilità Overkill, che adesso mi dovrei andare a recuperare sul manuale, che anziché fare questo tiro panico, io potevo andare in Overkill, quindi potevo andare in Berserk e cominciare a sparare all'impazzata, che può essere molto pericoloso ovviamente perché posso colpire anche chi non c'entra, eccetera. In questo caso c'è anche una cosa da regolamento, che avendo fatto panico su un tiro per sparare, significa che ho fatto, in questo caso il panico non mi ha annullato il risultato, quindi io ce l'ho fatta. Ho fatto, se io questi successi li converto tutti in danni, ho fatto 5 danni, sono 3 per il primo risultato, più un danno per ogni altro 6 che ho ottenuto, quindi se li converto tutti in danni sarebbero 5 danni, ma vuol dire che ho anche consumato un caricatore perché sono andato nel panico e quindi ho svuotato il caricatore. Quindi vuol dire che da reloads ne devo togliere uno e andremo a 1 e dovrò passare il turno successivo di combattimento a ricaricare. Potrò muovermi, ma la mia azione lenta, ci sono un'azione lenta e un'azione veloce in combattimento, sarà passata a ricaricare l'arma. Scusate, vi ho fatto questa piccola panoramica anche per farvi vedere come si tira qui su Foundry. E niente di particolare. Come vedete sulla schermata principale è comparsa questa scritta rossa che ti dice che sei andato nel panico, panicked, con un risultato di 7, perché il panico cresce sempre. Quindi se dopo faremo un altro risultato di 7, non sarà 7, ma diventerà 8 e via così. Ovviamente ci sono tanti modi per far passare il panico, ma adesso non siamo qui per guardare il regolamento. Vi ho fatto una costruzione di un personaggio abbastanza banale, in realtà, però veloce, e comunque sono personaggi divertenti da giocare, che sono molto ben, come dire, inseriti in quello che è, anche seguendolo semplicemente gli esempi del manuale, diventano personaggi molto ben inseriti in quello che è il mood del gioco, insomma. Benissimo, io a questo punto vi saluto. Mi sono accorto adesso di non aver messo nessuna schermata di chiusura su OBS. Ma a noi non interessa, non più di tanto almeno, quindi tornerò sulla schermata di intro, anzi no, faccio quella di outro, però sarà comunque la schermata quella di un'altra partita che stavo facendo, mi perdonerete. A questo punto vi saluto e spero vi abbia interessato questo altro piccolo contenuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, ciao a tutte.